Buonasera a tutti. Allora, in questo video vi parlerò un po' del perché la mia idea secondo cui tantissima gente non va in palestra, ha fondamentalmente un fisico che fa schifo, si tiene male, non cura minimamente la propria alimentazione e di conseguenza appunto ci troviamo in una società in cui la maggior parte della gente soffre di obesità, è sovrappeso di tanti tanti chili e se invece vai in palestra e ti prendi cura del tuo corpo sei un fissato. Innanzitutto ovviamente lo stile di vita è cambiato negli ultimi anni, c'è sempre più schifezza siamo sempre più comodi, abbiamo sempre tutto più a disposizione, il cibo è sempre più pieno di merda, perché lo sappiamo che è così. Questa è tutta una serie di conseguenze. Ma un'altra cosa per cui alcune persone guardano questo tipo di video, dicono cazzo, lo so che devo andare in palestra, devo impegnarmi e tutto, devo cambiare, devo mettermi a dieta, devo perdere peso. Però perché queste persone dicono devo fare queste cose ma poi non cambiano effettivamente? E deriva ovviamente da tante cose, non è che sono qua a fare il Dio sceso in terra che sa darvi la spiegazione unica, però guardando la mia esperienza io ad oggi vedo che la maggior parte della gente non si vuole bene, nel senso che non apprezza il proprio corpo, non tratta il proprio corpo con il rispetto che merita, perché il nostro corpo è quello che ci porterà avanti per 60, 70, 80, 90 anni anche, non gli diamo abbastanza rispetto, non ci vogliamo abbastanza bene e di conseguenza lo diamo per scontato. E un'altra cosa che voglio dire è che, come ho già detto in un altro video, la maggior parte della gente non ha minimamente idea di cosa si provi a guardarsi allo specchio e dire cazzo, che bello che è il mio corpo, guarda come sono soddisfatto del risultato che ho raggiunto, di quanto ho migliorato del mio corpo, di come l'ho trasformato. E posso, perché per mia esperienza, io ad oggi mi guardo allo specchio e non era così negli anni passati, cazzo, sono proprio contento del fisico costruito, mi vedo bello, mi piaccio. E tantissima gente non è in grado di capire questa sensazione, perché vi assicuro che se la provaste anche solo per un secondo, la vostra motivazione per andare in palestra partirebbe da adesso. La motivazione è una cosa in palestra, quello che volete, ma tutto parte dalla disciplina. Perché io ad oggi è ovvio, per il mio periodo ero molto motivato e tutto, ma perché un qualcosa che mi ha aiutato era guardare i video di palestra su YouTube, in vari YouTuber che seguivo, e il fatto che il mio focus fosse la palestra, ad oggi molto meno, però è una mia passione comunque, perché non c'ho motivo per cui ogni giorno mi devo mettere lì e migliorare il mio corpo, perché è il mio tempio, cioè dove vivo dentro. E è un qualcosa che mi accompagnerà per tutta la vita. La qualità del mio corpo, del mio fisico, dipenderà anche influenzerà la qualità della mia vita. La motivazione è una cosa, quello che volete, dovete, secondo me, per essere motivati, dovete crearvi un'immagine del fisico che volete raggiungere, cioè dell'idea che volete raggiungere. L'obiettivo deve essere un qualcosa in positivo, non deve essere un perdo 20 kg, cioè dovete avere un'immagine di voi stessa come volete, un fisico scolpito, più magri, quello che volete. Poi iniziare a lavorare con disciplina verso questo obiettivo, perché vedo tanta gente, io ho una buona genetica, parlando dalla mia esperienza, non ho la genetica migliore di tutti, però ho un qualcosa che il 99% delle altre persone non hanno in palestra, è quello che ho la determinazione, la disciplina e la costanza soprattutto. Perché a prescindere che io non voglia allenarmi un giorno, perché ci sono tanti giorni in cui non ho voglia di allenarmi, e comunque io vado perché so che è la cosa giusta da fare, so che il mio corpo ne ha bisogno, il mio corpo se lo merita, so che starò meglio dopo quando l'avrò fatto, so che voglio aumentare la mia forza mentale, perché vi dico la verità, la maggior parte delle volte in cui non ho voglia di allenarmi, ma vado comunque, tiro fuori uno degli allenamenti migliori che abbia fatto. Perché faccio un qualcosa nonostante io non ne abbia voglia. Invece tante persone, soprattutto nella società di oggi, cercano una gratificazione immediata. Cioè, se c'è un qualcosa che hanno voglia di fare e sono motivate, allora lo facciamo. Altrimenti, oggi non ce n'ho troppa voglia e allora oggi saltiamo un giorno. Dai, che ci può stare, però la cosa è che si salta anche il giorno successivo, si salta 2 giorni successivi e poi perdiamo il flow e basta, non andiamo più in palestra, quel poco che ci siamo andati, se ci siamo andati e ci siamo mai iscritti. Ed è per questo che all'inizio dell'anno si vede sempre un boom di iscrizioni in palestra, che la gente dice cazzo sono motivato, partiamo qua, partiamo là, e poi non si fa più nulla per cambiare. Se stai guardando questo video e sai che la cosa che dovresti fare è andare in palestra, vai, smettila di, sì, se vuoi vatti a guardare uno o due video su YouTube, ma la motivazione non ti servirà un cazzo. La disciplina è quella che ti aiuta. Poi, qualcosa che ho scoperto è che la motivazione arriva dopo, cioè prima agisci. La motivazione porta ad agire, porta azione, ma è vero anche il contrario, ovvero che l'azione porta a motivazione. Quindi tutte le volte che tu fai un qualcosa, anche se non ne hai voglia, vedrai che a un certo punto ti ritroverai lì motivato. Ed è quello che succede
a chiunque vada in palestra nonostante non abbia voglia. Mettiti lì, crea una visione di te stesso, un'immagine, scrivi, ditela ad alta voce di come tu vuoi essere, vai in palestra, iscriviti, inizia a prenderti cura del tuo corpo, perché inizia anche solo per una settimana, ma mettersi lì 30 minuti, 40 minuti al giorno, guardare video che siano noiosi, che siano interessanti, quello che vuoi, ma che ti iniziano a spiegare come migliorare il tuo fisico. Queste ti daranno una visione più chiara del come tu puoi veramente trasformare il tuo fisico e essere veramente orgoglioso di quello che hai creato. Altrimenti potete fare come la fa tantissima gente oggi, che non è contenta del proprio fisico, si fa schifo, perché se si guardasse allo specchio si vergognerebbe. Però quello che fa è dice, vabbè, chi va in palestra è un fissato, ognuno bisogna accettarsi per quello che si è. E va bene, io capisco che ti devi accettare, perché assolutamente c'è gente che ha un fisico della Madonna e non si piace, non si accetta, e quindi lì entri in un circolo vizioso che ti danneggia solamente. Però non puoi neanche pensare di poter, cioè puoi farlo, perché nessuno dice che non puoi farlo, ma vivere una vita in cui il tuo corpo lo tratti di merda, il tuo corpo che cioè è un dono gigantesco che ti è stato dato, cui lo tratti veramente in maniera negativa, non hai alcun pensiero, e anzi, giorno dopo giorno, perché comunque diventare grassi, per esempio, non è un qualcosa che ti svegli domattina e sei grasso, cioè tu hai deciso per mesi, per settimane, per anni di vivere uno stile di vita che ti ha portato a questo tipo di problemi, ti ha portato ad essere la persona che sei. Ma io non è che mi sveglio stasera, vado a mangiare come un porco e domattina mi sveglio obeso. Vi dirò la verità, più è tutta questione di abitudine. Se sei abituato ad essere grasso, se sei abituato a vivere uno stile di vita grasso, passatemi il termine, sarà molto più difficile uscire da questo stile di vita. Ma è anche bello e vero il contrario. Ad oggi io sono orgoglioso del mio fisico, sono uno di quei fissati di palestra e tutto quello che volete, però io ho veramente difficoltà ad ingrassare oggi, perché il tuo corpo si adatta. Se hai una determinata condizione fisica fa molta fatica ad uscirne. Infatti io oggi mangio come un animale, conto le mie calorie e tutto, perché è un'abitudine che mi ha sempre aiutato a tenere traccia comunque tutto di quello che faccio, però non ingrasso, pure ingrasso veramente il minimo quando sono in una fase di massa, ma non succede mai che veramente divento un porco, perché mi prendo tanto cura del mio corpo. E non, inizialmente ero uno di quei fissati che appunto si doveva guardare, mi girava il cazzo a prendere peso. Ad oggi mangio quello che voglio, mi faccio delle serie mentali e tutto, cerco di mangiare meglio possibile. Però la cosa importante che ho capito è che questo è il mio fisico, è il mio corpo, ce l'avrò per tutta la vita. Quindi se lo tratto di merda, ad oggi magari non ne sento le conseguenze, penso di essere contento. Perché pensate di essere contenti quando vi trattate così. Ma in realtà anche lì chi dice che andare in palestra è una fatica, andare in palestra non è una fatica, è un divertimento, cambiate questa mentalità, perché questa vi sta limitando, non è un obbligo, è un qualcosa che fate per voi. Iniziate a implementare tutto questo, è tutto questo di mentalità. Con la mentalità nuova entrano in gioco nuove azioni. Però potete anche fare una cosa, prima di mettere questa mentalità, potete alzare quel culo che avete, bel culo grasso, andare in palestra, iscrivervi, dire va bene, non ne ho voglia, ma la voglia mi verrà, è la cosa giusta da fare. Tiro fuori la mia disciplina, perché è la disciplina che vi cambia la vita, la costanza, e basta. Iniziare ad allenarvi e trasformare il vostro fisico. Quindi fate queste cose, perché non c'è un motivo perché non lo dovete fare, oppure ve l'ho detto, non potete anche non farlo, potete vivere una vita mediocre. Perché ve lo dico, i benefici che arrivano col trasformare il vostro fisico vanno ben oltre l'avere 6 addominali, avere 2 belle spalle, arrivano veramente ben oltre. Prima di tutto la sicurezza che acquisite in voi, poi il fatto che diventate molto più leader, perché iniziate a essere comunque a mettere su muscoli, la gente vi guarda più con rispetto. Questa cosa può sembrare strana da dire, ma è in realtà dei fatti. Iniziate a diventare anche dei punti di riferimento, perché la gente vi ammirerà. Attenzione dalle ragazze, quello che volete, assolutamente, perché è in realtà dei fatti, chi dice il contrario dice cazzate. Ma questa deriva soprattutto dal fatto che diventate un'altra persona, siete molto più sicuri di voi. A me la palestra ha veramente dato tantissimo, mi ha cambiato la vita in tutte le aree, perché ha avuto benefici, cioè mi ha insegnato cose in tutte le aree. Però veramente la sicurezza che mi ha dato, il fatto che io sappia di avere una disciplina maggiore del 99% delle persone, sappia di avere una costanza maggiore, è quello che più mi ha fatto la differenza. Ripeto, alzate il culo, andate e iscrivetevi in palestra, non rompete i coglioni. Non aspettate di essere motivati, la motivazione arriverà dopo. Vi auguro tante belle cose, passate una grandiosa serata, ciao!